Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Nicolas, siamo qui per farvi vedere tutti i miei prodotti Apple. Bene, iniziamo subito. Partiamo dal primo, che è il mio preferito, che è l'iPhone 7. Questo, ragazzi, è l'iPhone 7. Andiamo ad aprire. Abbiamo la scatola. Design by Apple in California. Ok, abbiamo l'adattatore. Bene. E diciamo dentro non abbiamo niente, perché il telefono lo sto usando adesso. Lo sto usando adesso e mi ci trovo veramente molto bene, nonostante sia di 3 anni fa, ma gira ancora come nuovo, non ha nessun problema. Anzi, vi consiglio di acquistarlo, anzi vi consiglio l'iPhone 8 se volete acquistare un telefono a basso prezzo, un iPhone a basso prezzo, perché veramente ne vale la pena, perché è un ottimo smartphone. Secondo prodotto Apple abbiamo il Magic Mouse. Mouse di Apple, creato da Apple, è molto bello perché è touchscreen, ha un sensore fantastico ed è bianco lucido, quindi fa la sua figura. Ok, ora abbiamo il mio secondo prodotto Apple preferito, che è l'iPad. L'iPad 2018, che uso tuttora, con la sua Apple Smart Cover. È veramente un prodotto fantastico. Pochi giorni fa ha fatto ben 10 anni da quando è uscito ed ha cambiato un'intera industria. Veramente fantastico. Prossimo prodotto Apple è la Apple TV. È una scatoletta piccola piccola che si collega alla TV per vedere i film, soprattutto per i film, vedere le serie TV, per esempio per guardare qualche video su YouTube. Ci potete fare parecchie cose, non costa tantissimo per quello che offre, e quindi ve la consiglio. Beh, andando avanti abbiamo uno dei miei altri prodotti Apple preferiti, che sono le AirPods. Sono veramente troppo belle. Queste ve le consiglio assolutamente. Se riuscite a comprarvele, ve le consiglio, perché sono la svolta. Cioè, sono troppo belle. Questo è il mio Mac. È molto bello, abbiamo la tastiera retroilluminata, la mela Apple illuminata, anche questa. E abbiamo 8 GB di RAM, un SSD ultra veloce, è un pro entry level, quindi diciamo fa un po' di tutto. Lo dico. Però adesso, se lo andate a comprare adesso, vale quello che costa. Quindi se lo trovate usato, anche volendo, a 600 euro, 700 euro, ma anche 800 euro, è un affare, fidatevi, perché ne vale la pena. È molto veloce, non è ai livelli per esempio dell'iPhone 7 addirittura, perché nonostante sia uscito un anno prima è più veloce l'iPhone 7. Senso, sembra strano dirlo, ma è così. Comunque era il video, spero vi sia piaciuto. Le cose che vi consiglio sinceramente sono più le AirPods, l'iPad e secondo me i migliori prodotti Apple. E niente, non ho altro da dire. Noi ci vediamo al prossimo con un nuovo video. Iscrivetevi al canale ovviamente, mettete un mi piace, commentate per dirmi quello che ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!